Ciao, a stasera all'osteria. Ciao Giovanni, amore mio. Amore, amore mio. Bella Napoli, bellissime le napoletane. Per fortuna Magda non si è accorta di nulla. Quella Lina ha un fuoco addosso, ma un fuoco che poi bisogna averci su una limonata da 2 settimane. 2 settimane che siamo a Napoli, ho già pagato la parlata e mi ci trovo sempre meglio. Yeah.
lasciami ti dica un'estrema parola da Dio, le 8 sono vicine. Ma perché? Perché sei tanto spietata verso questo marito deciso a disanguarsi per te? Sei un impiastro, no, no, no. Ecco quello che sei. Io voglio un uomo esplosivo, tutto cartucce, capito? Sempre pronto. Ti prometto una guerra continua. Se vuoi, puoi già chiamarmi Dino Antone. E prometti pure di cercare di non trastullarti più, dico più, fuori dalla famiglia? Sparirò in casa tutte le cartucce, tanto che quando uscirò il nemico non potrebbe trovarmi nemmeno un tantino interessante. E al rientro? Riabilitato. Tu sei giovane e io capisco bene quel che vuol dire, ti hanno portato amore.
dovete esaudire questa mia preghiera. Una preghiera? A me? È inutile nasconderlo. Dottor Rebic ha compiuto un passo sconsiderato che potrebbe avere conseguenze gravissime. Lo zar è gravemente ammalato. Sicché l'eventualità che Alyosha salga al trono può verificarsi da un'ora all'altra. Sonia, bisogna lasciarlo. Capisco, è grande il sacrificio che vi chiedo, ma... Esaudirò la vostra preghiera. Grazie. E un'ultima cosa, la più delicata. Siate voi stessa, Sonia, per poterlo rinunciare a voi e a seguire la via che vi è segnata, quella del dovere. Siate generosi. Tutto un popolo. Sonia, che hai? Tu piangi? Alyosha mio, tu mi ami, vero? E tu sai quanto io ti amo. Ebbene, per questo amore ti scongiuro, ti supplico, lasciami andare via, lontano da te per sempre. Mai! Ascoltami. Il dovere deve essere più forte del sentimento, anche se chiede molto, anche se obbliga a sacrificare molto. Siamo stati felici insieme, ma c'è anche la felicità del tuo popolo, Alyosha. Noi vivremo nel ricordo della nostra felicità. Mio padre. Maestà, bisogna rientrare in patria al più presto.
22 anni che la compagnia dell'operetta Mario Papello presenta su queste scene operette che tutti amiamo, come Cincinnato, Papetta, Paese di Campanelli, ma che durante questo periodo ha avuto il coraggio di presentare Mozarevich, Paganini, Sogno di un Waltz e così via. In particolar modo questo Zarevich di Leac, che nessuno in Italia da molti anni ha mai avuto il coraggio di mettere in scena. Quindi vi siamo grati di aver partecipato questa sera a questo spettacolo, naturalmente ricordandovi le repliche di Cincillai del Paese dei Campanelli. E questa sera a Ingrid.